In linea di massima non sono solito fare video di questo tipo, perché sono fermamente convinto che nel momento in cui una figura pubblica, indipendentemente dal fatto che sia poco seguita o molto seguita, nel momento in cui faccia una dichiarazione, comunque nel mio caso faccio un video su un determinato argomento, dà per scontato il fatto che dall'altra parte il pubblico abbia il diritto di esprimere la propria opinione. La propria opinione e soprattutto abbia il diritto di anche porre delle critiche. Qualora il creatore di contenuti o comunque la figura pubblica dica delle cose che sono sbagliate, o perlomeno che la persona, insomma, nel momento in cui scrive la critica, presuppone che siano sbagliate. Ciò nonostante, nel caso del video di oggi, dato che mi sono arrivate delle critiche, dei commenti e anche delle accuse, se vogliamo, che dal mio punto di vista sono infondate, ci tenevo a rispondere. E ci tenevo a rispondere subito, perché il video di oggi di PlayStation 4 Pro è stato preso da diverse persone come un video di, come dire, sono stato accusato di incoerenza, dato che nei miei video spesso parlo di come il PC sia la migliore piattaforma presente sul mercato, sono arrivati diversi commenti in cui mi criticano di incoerenza, cioè, dato, ma sei un incoerente, prima fai video in cui dici che il PC è la miglior piattaforma e poi compri PlayStation 4 Pro, cos'è successo? Ti ha pagato Sony? Il fatto che una persona possa preferire il personal computer alla PlayStation 4 o in generale alle console non significa che schifa le console. Questo è il punto focale che vorrei che si capisse, che io provo a dire sempre, ma forse non ho mai detto con queste parole. Diciamolo una volta per tutte. Essere a favore del PC non significa essere contro le console. Ragiona così chi è fanboy, chi è estremista. E lo so che il web è pieno di ah, il PC è meglio, consolari merda, oppure ah, PS4 mito, PC gamer merda. Lo so che il web è pieno di estremisti, però le persone normali, almeno quelle che io ritengo le persone normali, non agiscono per etichette. Cioè non è che io quando vado ad affrontare un acquisto, una scelta, mi chiedo che etichetta ci sia sul tale prodotto, cioè non è che perché la PlayStation 4 Pro è console, allora io che sono per PC, ah, boo, console, merda, non la compro. Non funziona così. Ogni prodotto viene comprato in base alle proprie esigenze. Io tuttora reputo che il PC sia la miglior piattaforma, ma questo mi vieta il fatto di poter apprezzare comunque il mercato PlayStation? Perché? Perché? Perché io non colgo il problema, non colgo il problema dove sta. Per caso nel video dell'unboxing della PlayStation 4 Pro dico che PlayStation 4 Pro è il miglior acquisto che si possa fare? Dove lo dico? Quando lo dico? Cioè forse all'inizio del video di PlayStation 4 Pro avrei dovuto dire, ragazzi, io ho comprato PlayStation 4 Pro. Ma ritengo ancora il PC che è superiore, eh? Devo fare una premessa di questo tipo. Secondo me è ridicolo pensare che in un video che verte su PS4 Pro io iniziassi il video con un disclaimer dicendo: ragazzi, vedete che il PC è superiore? Non ha senso. Se una persona cerca un video che parla di PlayStation 4 Pro, vuole sapere PlayStation 4 Pro. Seconda critica. Ma come? Prima dici che la PS4 è nata vecchia e poi compri la PS4 Pro? Sei un incoerente. Perché hai comprato PlayStation 4 Pro? Allora, innanzitutto proprio in virtù del fatto che reputo che la PS4 è nata vecchia, io sento proprio la necessità di avere un upgrade per i titoli PlayStation. Proprio perché reputo che la PS4 è nata vecchia. Mentre ci sono diverse persone che giustamente dicono a me le performance non interessano, io alzo le mani, raga. Non ti interessano le prestazioni? Compra PS4 Slim. Tieniti la PS4, va benissimo. Io, abituato a delle performance superiori sul personal computer, posso avere il diritto di volere una PlayStation 4 più potente? Perché dovrei essere incoerente? Anzi, proprio perché ho detto che la PlayStation 4 è nata vecchia, trovo che questo upgrade va incontro a quelle che sono le mie esigenze. Poi, altra cosa. Avresti detto che non avresti comprato PlayStation 4 Pro. Quando? Quando l'ho detto?
Ora vi lascio proprio un video in cui dico espressamente, vi lascio il link sia qui sia in descrizione, ma ve lo lascio anche su impressione. È inutile che lo riassumo, ve lo lascio. Guardate proprio parole mie. Ecco. Un'ultima cosa da dire, se c'è su PS4 Pro, ditemi voi se siete d'accordo con me, che non l'ho detto nel precedente video, potrebbe essere una buona idea un sistema, tra virgolette, di rottamazione della vecchia PS4. Vi dico la verità, allora io un pensierino ce lo farei. Ed è esattamente quello che ho fatto. Poi, parliamo delle performance, che anche parecchi mi hanno scritto, ma che cosa te ne fai di una PS4 Pro attaccata a quel monitor? Ragazzi, io non so come dirvelo, ma anche io mi informo sul mondo dei videogiochi da altre fonti che reputo autorevoli. Se avete un televisore 1080p, comunque di base la notizia figa è che praticamente tutti i giochi per PS4 Pro in un modo o nell'altro offriranno dei vantaggi anche su 1080p. Il vantaggio minimo possibile è il super sampling, ovvero il fatto che girando il gioco a risoluzioni più alte, pensate per i televisori 4K, anche su 1080p i benefici di queste risoluzioni più alte ci sono in qualche modo, si trasformano nel cosiddetto super sampling. Può stare allo sviluppatore sfruttare la potenza maggiore dei PS4 Pro per fare magari frame rate da 30-60. Vedi Rise of the Tomb Raider che ha tre modalità, delle quali una a 60 fps e un'altra invece con un dettaglio grafico superiore sui schermi 1080p. Vedi Nioh che ha il Movie Mode e l'Action Mode 1080p nativi o a 60 a 30 a scapito del dettaglio. Quindi dovete pensare in quest'idea. Gli sviluppatori adesso hanno maggiore potenza, circa il doppio. Quindi qualcuno farà più poligoni, qualcuno più effetti, qualcuno più risoluzione, poi riscalata, qualcuno più frame rate. Però è molto libera la cosa. E questo, ragazzi, fondamentalmente è tutto. Spero che questo video possa esservi stato utile e penso che abbia chiarito la mia posizione in merito a PlayStation 4 Pro. E niente, grazie a tutti per l'attenzione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!